Manca una persona, Loredana Briganti, che questa sera non poteva essere. Ma essere la salutiamo qui. Se ci vede dal web. Però. Ciao Loredana Briganti. Allora. Guido, allora, Guido. Padre Giuseppe Guido, Buono. Guido in Broda, non c'è? Chi? Chi? Guido in Broda. Guido? Guido in Broda, ecco. Eh? Un applauso. Bella voce. Allora, Padre Buono, vogliamo fare una domanda. Ma prima che tu fai una domanda, posso fare una risposta? Si sente bene? Si sente. Perché sto in giro da 2 giorni, sono stonato, stordito. Se pensavo che dopo 40 anni in movimento facevo questa fine, ma io ci pensavo bene a fondarla. Ha fatto la battuta. Questa non è battuta. Seconda cosa, entrando qui io avevo una borsa color verde con delle cose personali dentro. Ho detto a una delle responsabili, Loredana, Marilena, c'è qualcuno che si chiama così? Ah? Eleonora? Dico, questa è una cosa importante, roba mia, io devo scappare, dovevo scappare. Dice, sì, non ti preoccupare, la conserviamo qui. Ho visto arrivare qua sulla mia borsa con i cosi, come si chiamano i cosi? Gli elmetti. Dentro, la borsa è rimasta, roba mia, rosta. E questo è il movimento giovanile, Miss Italia, Miss Italia. Pare Giovanna. Dai, vai, vai, Sergio, fai delle domande, dai. Adesso devo fare le domande. Ecco. Non è una cosa seria, pare Giovanna. La roba mia rotta. Io non l'ho vista. La vai. Troviamo la roba tua dopo. Però devo fare le domande. Ecco, dai, come programma, dai, padre Buono. Devo fare le domande. Stai così, mi fa male la schiena. Permettetemi, sto così. No, allora, non ti ginocchiare. Non ti preoccupare, così faccio anche ginnastica. Non ti preoccupare. Padre Giuseppe Buono. Presente. Ho sentito dire, per il lavoro che ho fatto, che il movimento nasce con te. E ti faccio una domanda. Come è nata l'idea di fondare il movimento giovanile? Intanto il movimento non nasce con me perché io sono nato 78 anni fa. Allora lo porta bene, il movimento lo porta bene. Come ho avuto occasione di scrivere sia sulla rivista Veneto Regno del Pime che sulla rivista di Bombay, che è tra le più lette in Italia, e poi c'è stato il sito del Vaticano Zenit che ha pubblicato l'altro giorno. L'idea nacque nel 1968, quando ci fu l'ultimo convegno delle Pontificie Opere Missionarie, come si chiamavano fino a qualche anno fa, ad Assisi. Un convegno che organizzava soprattutto la Pontificia Unione Missionaria. Era il 1968, quasi nessuno di voi era nato. Tu? Ma io ero nei disegni, nei sogni di qualcun altro. Cioè veramente ci fu una crisi molto forte della missione in sé. Era la lettura di alcuni del Concilio Vaticano II, in modo particolare del decreto sull'attività missionaria della Chiesa de Gentes, per cui quell'affermazione del Concilio Vaticano II, la Chiesa è missionaria per natura, portò al contrario a pensare che se la Chiesa è missionaria per natura, basta, no? Era la natura stessa della Chiesa, non bisognava fare nulla. Guardate che questo è vero, un calo di vocazione missionaria spaventoso, e anche dell'attività. Fu allora che pensai con alcuni amici di Guido in Broda fu all'inizio, che bisognava rilanciare la verità della missione. Cioè la missione è la natura della Chiesa, ma tu devi evidenziare questa natura e la devi donare a quelli, ed è ancora oggi la maggioranza, non ce l'hanno. Cioè la salvezza attraverso la Chiesa. E allora questa fu l'idea originale, ricomporre tutta la teologia, se vogliamo, della missione, e una lettura giusta
del Concilio Vaticano II, soprattutto la Diligentes decreto sull'attività missionaria. Furono 2 anni, dal metà 68 a settembre fino al 1972, aprile, ecco i 40 anni, in cui cercammo di contattare i gruppi missionari giovanili che erano in giro, soprattutto che facevano riferimento agli uffici diocesani delle pontificie opere o erano legati a qualche missionario. Riuscimmo prima di Natale, mi sembra se non sbaglio, il 18, 19, 20 dicembre 1971, a fare il primo convegno, 70, il primo convegno al seminario missionario del Pime di Ducenta, in provincia di Caserta. E c'erano molti missionari di quasi tutti gli istituti, molti giovani, e lì fu deciso quale nome dare a questi gruppi che si connettevano tra loro, e il nome scelto fu Movimento Giovanile Missionario. Posso continuare così non mi fai altre domande, no? Ti faccio una seconda domanda. Un napoletano che non riesce a vincere una domanda. No, sono ancora più terone, sono super terone, ma sono più giù. Che Cicerone, un po' Cicerone. No, sono più giù. Napoli, mi sono più giù. Napoli, no, allora. Volevo chiedere un'altra cosa, no? È così, ma qual è il ricordo più bello che hai di quegli anni? Così io credo che vuole condividere con noi. Il ricordo più bello. È una parola, cioè voglio dire, i ricordi sono tantissimi e tutti belli, soprattutto le difficoltà di far entrare l'idea di un movimento giovanile missionario un po' in tutte le diocesi italiane. Noi trovavamo molte difficoltà, amici della Lombardia, amici del Triveneto, dell'Emilia Romagna, e no, perché dicevano, ma noi non abbiamo bisogno del movimento giovanile, ne abbiamo. Noi dicevamo, vabbè, dico, noi non li abbiamo, possiamo iniziare. Ci fu molta difficoltà, veramente. Poi un po' alla volta, queste difficoltà dovute a mentalità, organizzazioni, si andarono ricomponendo, e la bellezza è che ricordo bello che quando ci ritrovammo il 25 aprile 1972 nel seminario diocesano di Sorrento, eravamo tutti là, dal Triveneto, non a Lampedusa, vicino a Lampedusa, Aragona, un paese vicino che alla Sardegna. Ho sentito quella lì che canta, si sposi 6 ottobre, vero? Dove sta? A Rostà. Ilaria, la tutina. Ilaria, Tattaresa, Mbiccababa e Bagnacaud, eccola lì. Ecco, veramente questo fu molto molto bello, anche se non fu facile. Posso fare una risposta a una mia domanda? Va bene, ho capito. Devo imparare molte cose ancora. Ho celebrato, questo lo dico con molto piacere, questo 40° anniversario in questo modo. Nelle settimane precedenti questa ho avuto occasione di andare a Matera per gli incontri di clero, eccetera. Allora ho chiamato tutti i vecchi, questo solo sul Paolo è vecchio, ora sta la geriatria, dove sta? Movimento geriatrico a Rosta, vabbè. E quindi ho incontrato quelli di Matera, quelli di Potenza, domenica, sabato sera e domenica quelli di Foggia. Don Giovanni Lembo mi distruverà un bel gruppo da Foggia, bravissime, veramente. Poi ho incontrato quelli della Calabria, quelli della Campania, ecco, proprio il giorno della fondazione, 25 aprile scorso. E li ho convocati a Pompei, perché io prima di andare a Sorrento con Guido, passammo per Pompei, affidammo il movimento giovanile missionario alla Madonna, perché fosse lei la madre. E allora sono tornato a Pompei con proprio i primissimi amici, proprio della primissima ora, abbiamo celebrato la messa e abbiamo pregato anche per voi, veramente. E per quelli che verranno dopo di voi, perché la missione della Chiesa è sempre giovane. Ragazzi, grazie e sempre avanti. Grazie Padre Giuseppe. Io sono Padre Ciro Stanzione, un frate minore. Sono venuto dopo Padre Buono, ero
responsabile del centro studi alle Pontificie Opere Missionarie, e poi insieme mi hanno affidato anche il compito di assistente. Sono stato assistente del Movimento Giovanile Missionario per 10 anni. Non c'era la crisi economica come oggi, ma circolavano delle idee perverse, soprattutto per i giovani in quegli anni. C'era la crisi di fede e c'era la crisi per la missione. Dunque l'idea era che il successo valeva più della persona e i soldi valevano più della dignità, che bisognava conquistare il potere ad ogni costo, senza sacrificio, anche con strumenti o con mezzi non idonei. Bene, noi in quegli anni abbiamo cercato di mantenere viva tra i giovani questa ispirazione che credo non morirà mai. I ricordi più belli durante questo tempo, intanto abbiamo formulato e formalizzato la carta costitutiva del Movimento Giovanile Missionario. È stato un impegno forte. Abbiamo trovato, come al solito trovano i giovani sempre, molta difficoltà nella burocrazia, burocrazia anche ecclesiale, ma i giovani poi sfondano e quindi sono incontenibili. E dunque poi quello che ricordo, ma insieme a Michele lo dirà lui perché è stata una creatura sua, supportata certamente dal Consiglio Nazionale, così si chiamava allora, partecipavano tutte le regioni, è nata la giornata di digiuno e di preghiera per i missionari martiri. E il Papa Giovanni Paolo II ci ha accolti e ci ha ringraziato, perché questa è stata una vera idea dello Spirito, segno che il movimento diventava maturo per poter mettere in piedi delle idee che potessero così segnare la storia. Io ho portato con me, ce l'ho in tasca, la fotografia della torta dei 25 anni del Movimento Giovanile Missionario. Noi siamo quelli dei 25 anni, voi quelli dei 40. Speriamo di vedere tanti, ma tanti giovani ancora. Io devo ringraziare il movimento da sacerdote e da frate, perché nel movimento ho imparato ad amare ancora di più la missione, e confrontandomi con quell'ardore, con quell'entusiasmo che i giovani hanno avuto, devo dire grazie Signore per questa esperienza che mi hai dato.